un connubio tra composizioni celebri e meno celebri, tra compositori come Wolfgang Amadeus Mozart e il padre Leopold, tra Joseph Haydn e il fratello minore Michael. Non poteva essere che un incontro felice quello tra questa musica classica e le scuole del capoluogo di regione per un concerto che ha offerto agli studenti la possibilità di immergersi nelle atmosfere del Settecento. Dopo i tre gioielli settecenteschi, omaggio a Piero Cappuccilli, Mozart a Parigi e i Lieder di Schubert, questa volta la scelta è caduta su un programma per l'Orchestra d'Archi. Abbiamo chiamato proprio questo concerto dedicato all'Orchestra d'Archi e è dedicato all'Orchestra d'Archi per far suonare tutti i giovani, per metterli sul palcoscenico e farli diventare protagonisti. A me piace soprattutto vedere giovani ai concerti. E il fatto che sia recepito dai giovani questo linguaggio significa che stiamo dando qualcosa di buono. Il concerto è stato organizzato dalla Fondazione Molise e Cultura, che prosegue nell'obiettivo di valorizzare l'orchestra stabile del Molise insieme alla ex GIL di Campobasso. Noi in questo periodo stiamo facendo due cose parallelamente. Intanto promuovendo l'orchestra, quindi dando la possibilità, questo cartellone si potrebbe chiamare forse prove d'orchestra, quindi stiamo cercando di mettere su questa orchestra che vorrà diventare una produzione musicale, quindi questo significa avere la possibilità di avere delle produzioni interessanti da far girare anche all'esterno del Molise, quindi partendo dal territorio ma con una serie di professionisti avere la possibilità di toccare delle città italiane importanti. Questo per quanto riguarda la musica. Per quanto riguarda invece il luogo, stiamo promuovendo la GIL, quindi dopo quasi un trentennio finalmente questa struttura è stata restituita alla città di Campobasso e all'intera regione,